Buonasera ragazzi, buonasera, benvenuti in live. Allora questa sera ci giochiamo Ebola 3, un titolo molto appare apparentemente horror, insomma ragazzi quasi più o meno ispirato ai famosissimi Resident Evil, però non si sa ancora se prenderà per l'appunto uh, il posto di uh, Resident Evil essendo un titolo abbastanza. Uh, molto pauroso, molto horror, con una grafica veramente sbalorditiva. Uh, ci ho provato a fare un video proprio oggi e devo dire che sono rimasto altamente entusiasto di questa demo. Per il momento, ragazzi, è una demo, quindi in fase di sviluppo. E uh, come detto, ragazzi, ce lo spippoliamo stasera in live. Allora, fatemi ricaricare un attimino sto baracchino qui. Ok. Ok, a posto. Allora, dunque, andiamo subito con una nuova partita, facciamo una media, dai. Presents. Value my grew some story. I worked as a military contractor until I stepped on a landmine, and that is where my real nightmare began. First flight took me to the hospital of Brucefield. From Science Lab Mole 529 it was built in early 2020 by experienced architects and builders. A prominent businessman Dr. Charlie Edward owned its entire stock. He had made a huge breakthrough in medicine and science. Hopeless patients, those who had terminal cancer, AIDS, schizophrenia, physical injuries. And other illnesses and had lost faith in the recovery, now could be cured. The best minds from all over the world worked for John. It was a significant success that was recognized by all mankind. Everything was fine until Jason, the richest and most powerful person in the world, bribed all the shareholders and became the owner of 80% of all Panicum shares. Jason was addicted to power. Moreover, he had conducted biological weapons research. When he got hold of 80% of the shares, he became the president of the Panicum Corporation. Charlie was an intelligent man who sought to help people, but he lost and had to flee across borders. The scientific center are reassembling my body after that tragedy in the war, and I hope nothing has changed. The management shuffle. Uh, uh, uh. What the hell? Am I dead? Or is it a dream? The anesthesia acted on me in such a way. I have to get out of here. How do I open this bloody door? Ok ragazzi, ok allora credo che dovremmo esserci. Dunque allora vediamo un attimino di iniziare. Allora qui abbiamo delle cosine, delle premium. Uh, ok, va bene, prendi tutto e dopodiché... Ok. Allora, questi qua dovrebbero essere i ferri del mestiere, sì. E mentre qui invece anche, bene: e vediamo un attimino abbiamo invece una sacca di sangue, uh, gruppo sanguigno dovrebbe essere B. Vabbè, comunque... Uh, sì, infatti, è gruppo sanguigno B. Eh sì, infatti, un bellissimo disegno horror, guarda. Uh, ok... E diga, ok, allora vediamo un attimino. Abbiamo anche il manuale. Dunque abbiamo il uh, crafting 1 2 3. E insomma, delle altre cose. Bene, va bene. Abbiamo una matita. Ci potrebbe servire. È chiuso. Salve signora, dica la signorina Agatha Miller. Poverina, è in fin di vita. però gli possiamo togliere un attimino quel coltello di mano. Anche per essere un pochettino più tranquilli. Mentre qui invece dovrebbe essere una valigia 2207. Mm. Non vorrei che fosse un diciamo tra virgolette quasi un codice. però aspetta qui con la matita. 30 minuti. allora, questo qui è il nostro inventario. e fin qua ci siamo. però riguardante invece. le altre cose, non ho capito dov'è che. Possano trovarsi Ehm. Um. No, mm. qui, ragazzi, bisogna mettere un codice. Se non vado errato mi sa che dovrebbe essere, va bene, ora a parte il fatto del, dell'orologio che segnava 22.07, però come potete ben notare non va. E quindi... No, non è nemmeno questo. Mm. Quindi... Aspetta, non è che forse... ...no, nemmeno 10 e 27... Mm. ...no... ...2207... ...che comunque... Um, ...di quel codice non ci sta... Mannaggia. Quale potrebbe essere il codice? Eh, sapete che non lo so? Secondo voi quale potrebbe essere? Anzi, se magari qualcuno di voi ha già giocato a Ebola 3, eh, mi potrebbe magari anche... Suggerire il codice perché naturalmente non sono riuscito a trovarlo, quantomeno se si trovi di qua. Perché, come detto, è abbastanza difficile, eh? Sono onesto. Perché se di qua in tal caso non c'è niente, uh, vuol dire che dobbiamo scoprirlo noi, sto codice. Però scusate questo orologio. E comunque, allora, vediamo un attimo. Uh, non è che forse magari ci sta scritto di qua? Allora, 1, B1, B2 e B3. Mmm, allora... 17.40. Lo butta da lì a caso, eh? Eh, allora, vediamo un attimino di avanzare, di non cagarci in mano, salve. Iniziamo a dare una spipolata qui. Allora, Eddy, ok. E eh, sì, un pochettino di mani insanguinate, va bene. Uh, sì, tanti auguri Barbara. Un po' di mosche gironzolano, va bene. Beh, naturalmente abbiamo roba di sangue, eccetera. Salve buon uomo dica Scusi eh dica Aha uh -huh. Nameplate OK hey, Opela Eh sì Qui si muove in uh, modo... anzi in malo modo. Ehm salve buon uomo, dica. Alexander Ross. Ross, scusate. Ok, morto anche lui in uh, malo modo. Allora, questa qui dovrebbe essere credo una. cosa curativa? Dovrebbe esserlo. Dica, buon uomo, scusi. E che cosa. Tutto questo. Cosa sta. bisogna. Ok, allora le note sono state quantomeno aggiornate. Il signore qui si chiama senza nome. Ah no, si chiama Vladimir. Ok signor Vladimir, non la vedo tanto tanto bene. Eway! Eh, ok. Allora questo martello io me lo porto. Magari ci potrebbe servire a qualche cosa. mentre la tipa qui è stata to totalmente tagliata a metà. Uh, ok, allora credo che lì il crocifisso ci faccia del male. Però noi a quanto pare ce ne possiamo anche andare. Spero, non lo so. Allora, bagno maschile dei, ba dei maschi. Chiuso. I kill you. Va bene. Salve? Oh, Scusi? Sì. Dica? c tua non aprire la porta beh giustamente qua non si apre e eh, va bene ok allora qui sicuramente possiamo anche rompere per potercene scappare però per il momento credo anche di no e il che la cosa mi lascia alquanto perplesso. Dobbiamo andare di qui allora? Sì. Cerchiamo anche di non morire male. Se ci riesce, allora abbiamo un cadavere di un, di un policeman qui. Scusi, niente. Ah, ok, si passa. Va bene. Siamo arrivati dall'altro lato. Scusi, diga. ok allora aspettate un attimo allora abbiamo preso più 4 di gas che non ne ho la più pallida idea di quello che si deve fare però il gioco ci dice di andare di qui Fanculo, cacchio. Allora prendi. Allora, Silver Key. Forse evidentemente ci servirà da qua. Scusi, buon uomo, salve. Buonasera, dica. Abbiamo trovato? Mm, ok. No key card. Eh vabbè, no key card però... Con che cosa... dov'è che potrebbe essere tra l'altro, allora... Allora va bene questo qua è il compleanno della ragazzina e va bene Però se io di qua non ci posso andare Vuol dire che dobbiamo andare Per forza di cose di sopra Allora vediamo un attimino la security Il laboratorio 3 Ehm uh... Alla stanza 2. Però aspettate, se la stanza 2 è qui. Mmm. Non vorrei essere rimasto chiuso qui. Mmm. Allora, l'unica cosa è... Ma scusa ma sti... Aspetta? Ah no è il gas, uh, sì. Allora se questo qui è un uh, benedetto accendino... Forse evidentemente servirà a qualche cosa. Ma anche questi. allora se questi qua ci aiutano quantomeno a ad aprire le, le serrature eh no ok allora cerchiamo di ritornare su perché tanto quel tipo non c'ha niente ma che è una bomba ma è un esclusi vabbè questo quadro un po' uscirà eh Vedete che vi dico che questo qui tra un po' uscirà di qua eh eccolo lì, è che non lo sapevo io Ah ok, quindi allora abbiamo spostato questo. E quindi spostando questo vuol dire che gli abbiamo chiuso la strada al tipo. Sì. E fin qua <coughs> ci siamo. Ora. Ma che se sta a mangiare quello dall'altro lato? Scusi eh Cioè che poi tra l'altro io non posso nemmeno passare qui. Che quello è il problema. Ah ok, la Silver Key, male di... Fanculo! Maledizione alla silver key sta minchia. Porca la puttana. Ok. Credo che questo qui... Ah, ok, allora questo qua lo possiamo... Usa... Ah, ok, perfetto. Usa. No. Ok. E... Eh... Oddio santo ti ringrazio, un coltello. Munizze. E pistola uh, nei palloncini ci stanno le chiavi Ne, scu scusi, buon uomo o buona donna, chi essi sia, sì, sì, eh. nei palloncini allora ci stanno le, le chiavi? Scusi. Sì, a quanto vedo mi sa che il sangue è un attimino un po' troppo impastato. Vabbè, damo se via di qua, va. Allora, mi sa che da quello che ho capito dobbiamo ritornare indietro nella stanza della ragazza, della ragazzina e come ci disse il disegno, dobbiamo trovare delle delle chiavi all'interno dei palloncini ok abbiamo trovato la, la tessera però ci mancano le chiavi scusi signor bel palloncino venghi la C2 E ma mica se fa così, però. Fanculo. Ma le chiavi in do cavolo stanno, perché io non ne ho viste cadere. Ma... qua però no non ne ho trovate non ho trovato le le chiavi maledizione eh, salve buono scusi eh Uh... Eh vabbè, ma ho capito, scusa, ma se non ho trovato le chiavi? Mm. Qua sicuramente c'è qualche... c'è quel quadro che non cosa... perché non sono riuscito a trovare le chiavi. No. Allora questo qui dovrebbe servire per giù. Ovvero la la tessera dovrebbe servire qui al piano di sotto o oh, però quel, qua, quel cadavere che si muove sempre di più Ok, ci siamo. Uh, Scusi, sì, è cagati a, a destra e a sinistra può essere? Se che non lo sapevo io. Uh, Scusi? Sì. Dica. Un uh, qualche cosa da recuperare? Ah, ok. Bene. E abbiamo aperto anche sta pomadonna. Che cacchio? Con queste musichette di sottofondo, madonna! Sei ingrippato, metti un po' di Svitol. Si è ingrippato buon uomo, non vede? Allora. Allora, un'altra sacca di sangue. Um, no. Però aspettate. Anzi no, mi sa che lo zaino è quel che è. quindi è limitato steroidi cazzo me ne faccio dei steroidi no vabbè a qualche cosa serviranno sti steroidi S salve uh. Ah. Uh, qui credo che forse magari possiamo trasferire la roba dovrebbe essere così uh, sì e in effetti allora io lascerei questo qui uh, il coltellino me lo porto Magari una sacca di sangue la lascio, e dividi. Due di questi, dividi. tagli. E... Per il momento lascio anche questi e gli steroidi. Mi porto uno di questo. Ok, allora qui credo che non ci sia nient'altro. Opera? Ah ok. Eh, quindi dov'è che siamo? Nel laboratorio 3. Salve donna. Madonna, ammazza. Salve lei buon uomo eh No niente Eccola Non possiamo nemmeno proseguire più uh, Non lo so Allora sicuramente ci serviranno quelle maledette chiavi. Allora, però, mi sa che noi di qua non possiamo andare. Uh, no, dobbiamo trovare quelle cavolo di chiavi. Allora... Eh, sto cercando di capire dove cavolo può essere sta chiave. Perché i paloncini qui sono, anzi erano. No. えー、hey. Mannaggia, non riesco a trovarle. Dove cavolo può essere? Mannaggia. <clears throat> children's drawing. Eh, ma non ho ben capito. Children. Però non, uh, non so se vado a ricaricare la partita. aspects children children's io provo a scassare Cioè, ma non succede niente. Um. Vediamo un po'. Proviamo a caricare... Eh no, aspetta. Uh. Allora, vediamo un attimo, io mi trasferisco questo, questo, e ok. Uh, poi avevamo trovato gli steroidi. Ah, ok, sì. L'altra sacca di sangue. Oh là là. Hmm, interessante. Ok, quindi allora dovrebbe essere una guida per come ammazzare i zombie. Eh, credo, scusi, eh, ho capito, va bene, basta. Eh, scusi, signore, dica. Allora, visto e considerato che abbiamo... Ah, abbiamo trovato la guida su come ammazzare gli zombie, allora questo qui non c'è niente. Um, aspetta un attimo però. Se non mi sbaglio già l'avevamo fatta quella parte? Di sì, recuperare le... Sì, le tessere, sì. Già l'abbiamo fatta. E quindi io non ho trovato nessuna chiave. Bene. Anzi, aspettate però, perché a me mi manca il... Um, lo zaino. Mmm. Mi manca lo zaino quello grosso. Ah no, lo zaino quello grosso mi sa che già l'abbiamo espanso. Eh sì infatti. Mm. E Ritorniamo sempre punto e a capo. Ma si può sapere dove cavolo era sta chiave? Cioè dai non mi dire che devo ricominciare tutto da zero perché mi sono saltato una chiave. Ma pensate... Cioè, questo qui c'ha roba addosso. Piano, piano, calma. Oddio, ma dove cavolo la vado a ricogliere sta chiave io? Eh sì, era dentro i palloncini però. Mannaggia. Allora, vediamo un attimino di andare avanti. Allora, io direi di ritornare su. Ma guarda qua... To? Ma guarda qua, cioè ma c'era una... Siga? Scusi? Oppela! Ha ammazzato? Ma penso. Penso di sì, eh? Non lo so. Comunque. C'è un altro là dentro, però, eh? Quindi stiamo attenti. Occhio! Quando mettiamo i piedi. Perché qua. Potrebbe essere molto pericoloso. Guarda qua, tre monitor, due monitor. P piglia, piglia. Scusi signora. Ariel. Turner. Poverina è morta. Eh, Se devariva. Non c'ho più spazio nell'inventario. Mi sa che dobbiamo andare a lasciare un po' di robe. Scusi. E fatemi passa. Ok. Comunque, lascio questa, 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 questo qui. Il gas, se poi dopo magari mi serve, lo vengo a prendere. Però aspettate ma... Eh ma il... Um... Uh, ma che cavolo di fine Ha fatto il, uh, il nastro mm. Vabbè La La Dai signu E basta Ma che è sta cattiveria Una cattiveria assoluta Ma che cazzo Ma ho perso tu Ma ho perso completamente tutto E ma cioè, ma veramente? Cioè no, non ci credo, ho perso completamente tutto io? Salve, signora, là dietro, eh. Si faccia gli affari sua. Oh, porca... Patonna mia! Patonna mia, l'abbiamo ammazzata. Sì, ma con quale sangue me lo dice? Signora? Scusi? Tutto bene? Ma pensa tu? Vabbè, comunque. Ehm comunque aspetta. Che cavolo. Non abbiamo più spazio nell'inventario. Uh. Ok. Almeno così. Ci siamo un attimino liberati. Allora l'inventario è pieno. Oddio, ma, ma ci mancherebbe però l'altra metà del, del signore qui, eh? Ora capire dove va sta chiave. Golden Key, laboratorio 1. Quindi laboratorio 1 significa che... Laboratorio 4, 3... Um... Qui. Ok, ora andiamo a vedere. Abbiate pazienza, abbiate pazienza. Um... Ok, almeno così. Mi vado a recuperare anche questa e magari possiamo anche ritornare un attimino qui così lascio questa 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 ok allora vediamo un po' laboratorio Scusi. Ehm... Morto? Ah. Mmm. C'era una mano di un signore qui. Eh uh, sì. Mm. Aspettate, va, facciamo così. Andiamo prima al laboratorio 1. Laboratorio 1. Room 2. No. Dunque allora al laboratorio 1. Dov'è che si trovava? No. Allora, laboratorio 1 si dovrebbe trovare di qui. Ok. Un po' di roba che naviga. Per terra. Bene. Ah, ok. Allora qua. Ecco là. Supera. Ok, allora. Combina. Combina con... Ah, ah ok, allora abbiamo fatto um, le munizze, le munizze. Le Salve, ti buon. Quindi allora, no, visto e considerato che polvere da sparo, Ah, ok, allora abbiamo fatto le 9 mm. Ok, va bene. E allora qua credo che non ci sia più niente. Allora questa qui è chiusa. Credo che ce ne possiamo andare anche di nuovo di sopra. Cioè di sopra, di sotto, di sopra, di sotto, insomma. Fate voi. Allora, facciamo così. Lasciamo un po' di roba. Anzi, no, aspettate. Mm, questa. Questi. E questi. Allora, visto e considerato che non abbiamo ancora il fucile il Pompazzino. Uh, allora mi porto questi, però è di Grimaldelli mi sa che. Ok. Uh, continuo ad andare verso questa parte qua. Ma scusi, buon uomo, ma non l'avevo ammazzato io? Con quale musichetta? Con quale musichetta? Pensa tu. Cazzo sia e che cos'è pensa tu? Ok, tanto questo qui tra un po' si risveglia e uh... Sì. Ok ragazzi, ok allora abbiamo finito, anzi abbiamo terminato la, la versione demo, quindi è assolutamente finita la versione demo. E quindi niente ragazzi, mi sono, anzi mi è piaciuto veramente così tanto questo Ebola 3. Uh, come detto spero che uh, rilasceranno il titolo in uh, modo gra non gratuito ma comunque sia abbastanza completo da poterlo rigiocare e devo dire che è molto difficile insomma molto difficile molto pauroso insomma gli zombie come avete ben notato il, uh, la kill cioè non è che poi è così istantanea ma comunque bisogna Uh, cercare quantomeno di ammazzarli eccetera perché sennò fai una brutta fine e niente ragazzi come detto a me mi è piaciuto veramente così tanto questa, questa demo anche se è uscita a febbraio quindi il 14, 14 febbraio però io comunque sì l'ho voluto portare un pochettino più distante dal uh, mese della sua uscita però devo dire che è un titolo veramente bellissimo molto accurato una grafica spettacolare e niente ragazzi a parte che mi ci sono anche divertito e niente dai io concludo qui la live spero che vi sia piaciuta e niente ragazzi vi auguro una buona serata e niente noi ci becchiamo in una prossima live buona serata ragazzi ciao a tutti